something back. Conosci il significato di questo phrasal verb? Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con Monica.com e nella lezione di oggi ti svelerò il significato del phrasal verb che ho scelto per te per questa settimana. Bring something back ha due diverse tipologie di significato in italiano. Da una parte vuol dire riportare alla memoria, quindi far ricordare. Dall'altra, semplicemente riportare, come nelle frasi di esempio che sto per dirti. Vediamo la prima. That song brought some happy times back to me. Quella canzone mi ha riportato alla mente dei momenti piacevoli per me. Oppure, you must bring the DVD back by the end of the week. Devi riportare il DVD entro la fine della settimana. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima settimana con dei nuovi phrasal verb. E nel mentre ti invito a creare delle frasi in inglese che vedano come protagonisti phrasal verb di questa lezione. A presto!